Buonasera dal telegiornale di TV Prato. Passiamo subito al sommario con le principali notizie della giornata. Si può cambiare, questo il titolo del libro scritto interamente dai bambini dell'ex quinta elementare Santa Caterina de Ricci. Il volume, che ha ottenuto un riconoscimento da parte di Amnesty International, è stato presentato alla biblioteca comunale Lazzerini. Vediamo i particolari nel servizio. Questo libro nasce dall'esperienza umana, oltre che professionale, con quelli che sono stati i bambini della nostra ex quinta. Questa ricerca che loro hanno fatto sui grandi temi, sui grandi sogni, abbiamo pensato poi di riversarla in un libro, grazie a questa casa editrice di Empoli, che è stata gentilissima. Perché? Perché loro devono capire che si può avere visibilità anche facendo cose intelligenti. Si può cambiare, un titolo evocativo molto importante. Perché questo titolo? Perché abbiamo provato per una volta, invece che a confonderci con la realtà che ci circonda, a confrontarci con essa. Abbiamo parlato di temi importanti perché tanti bambini non si spiegano ovviamente come sia possibile uccidere un'altra persona e giustificare questo gesto o come siano possibili le guerre. Il cambiamento inizia dai bambini, il loro sguardo trasparente sul mondo può contribuire a creare una società più giusta nel rispetto dei diritti di ogni persona. Amnesty International ha voluto essere presente con una fascetta, quindi ha dato il sì a questo volume. Sì, abbiamo dato il sì perché, oltre all'aspetto della pena di morte, hanno centrato due obiettivi principali. La questione della povertà, sulla quale Amnesty da anni si batte, è quella della discriminazione. Sono protagonisti i valori, quindi non è vero che ai bambini non interessano più certe cose. Sono protagoniste le paure, le ansie, cioè sperano in un mondo migliore e veramente, come dice il titolo, si può cambiare. Di solito inseriamo testi scritti per i bambini. Questo ci è piaciuto moltissimo perché è un testo di bambini e quindi gli abbiamo dato la massima libertà e siamo molto felici di essere qui con loro. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che TV Prato, con l'arrivo del digitale terrestre, è sul canale numero 74. Per qualsiasi problema potete chiamare il nostro numero SOS digitale 347 7408 545. Questo è davvero tutto, vi saluto e vi do appuntamento a domani. Arrivederci.